Ciao a tutti poracci, come va? Oggi solito appuntamento con le migliori offerte relative al mondo videoludico. Tra grossi sconti e giochi regalati cercherò di coprire tutte le piattaforme, dal PC alle console, per riuscire ad accontentare i gusti di tutti quanti. Ma prima vi invito a lasciare un commento qua sotto se avete altre offerte da segnalare e se questo tipo di video vi risulta utile, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi appuntamenti. Un giugno decisamente in grande spolvero per la console di casa Sony, che dopo un maggio per molti deludente propone due pezzi da 90 all'interno dell'offerta di giugno del PlayStation Plus. Cities Skylines e Farming Simulator 19 lasciano il posto a Call of Duty, World War 2 e Star Wars Battlefront 2. Gli amanti degli FPS, specialmente quelli improntati sulla competizione multiplayer, avranno pane per i loro denti, ma le offerte interessanti non terminano certo qui, perché sono attivi tantissimi sconti. È infatti partita la campagna Days of Play, che, iniziata sui giochi fisici il 25 maggio, è approdata dal 3 giugno anche sul PlayStation Store. Vi consiglio caldamente di consultare l'elenco di tutte le offerte perché ci sono dei nomi di un certo peso, da Marvel Spider-Man a Nioh 2, passando per Death Stranding e Days Gone. Ma anche gli abbonamenti al Plus e al Now subiranno dei forti sconti e forse questo è il momento giusto per innovare la propria iscrizione. Sullo store poi vi ci potete perdere e se siete dei poracci doc mi raccomando consultate le sezioni sotto ai 20 e 10 euro perché si nascondono titoli niente male. Ad esempio i Football Pass 2020 a meno di 18 euro o perché no, The Order 1886, una delle esclusive più discusse di sempre, a soli 9,99 euro. Sul fronte Xbox continua la politica virtuosa di Microsoft che di sicuro sa come valorizzare i suoi servizi in abbonamento. Per questo mese il Gold, che sarebbe il corrispettivo del Plus, necessario per giocare online, ospiterà il divertentissimo platform 2D Shantae and the Pirate's Curse. Terzo gioco dedicato all'eroina Shantae, Pirate Curse è un ottimo antipasto se si ha intenzione di recuperare il più recente seguito Shantae and the Seven Sirens, arrivato su console lo scorso 28 maggio. Completano l'offerta Destroy All Humans, direttamente dalla prima gloriosa Xbox, in attesa del suo remake previsto per quest'anno, e Warhammer Inquisitor Martyr, che a metà mese cederà il posto alla visual novel Coffee Talk e allo shoot'em up Cinemora X. Per quanto riguarda il Game Pass, invece, nelle prossime settimane vedremo l'arrivo di No Man's Sky, simulatore di viaggi interstellari che dopo anni di tribolazioni sembra finalmente aver raggiunto la sua forma definitiva. Per ingannare il tempo vi ricordo che dal 21 maggio è entrato a far parte del catalogo del Game Pass anche quel capolavoro firmato da Remedy nel 2010 di Alan Wake. Per festeggiare i 10 anni dell'incubo dello scrittore americano, un nuovo giro nella città di Bright Falls è d'obbligo. La scena PC è dominata nuovamente dalle offerte pazzesche dell'Epic Game Store. Oggi, ancora per qualche ora, potrete scaricare la Borderlands di Handsome Collection, raccolta che include il secondo capitolo del looter shooter insieme all'episodio The Pre-Sequel. Un leak confermato al 99% poi indica come prossimo gioco in regalo Ark Survival Evolved, sicuramente un titolo di minore impatto, ma che grazie alla sua impostazione survival tarata sul multiplayer online potrebbe stimolare la curiosità di molti giocatori. Poracci, ma poi lo sapevate che grazie a Twitch Prime ogni mese, oltre a potervi subare gratuitamente al mio canale Twitch, avete un'offerta, una selezione niente male di giochi gratis? Io vi giuro, non ne sapevo nulla e quindi sono felice di condividere con voi questa piccola scoperta. Si va dai grandi classici della SNK come King of Fighters fino all'interessantissimo Project Warlock, di cui vi ho parlato nella tier list di giugno per Nintendo Switch, che vi consiglio caldamente di recuperare nel caso non l'aveste fatto. E chiudiamo in bellezza proprio con la console Nintendo. Dopo gli sconti assurdi del mese scorso, la situazione sull'eShop per giugno è un po' più moscetta. Oltre ai soliti consigli, sempre validi, prendete in considerazione Okami, clone di Zelda di cui vi ho parlato in un recente video, e Moonlighter, particolare esperimento che dentro a un impianto di action adventure fonde meccaniche da roguelike e gestionale. Non dimentichiamoci poi che a fine maggio anche l'offerta dei classici Nintendo è stata aggiornata con dei titoli di tutto rispetto. Per NES abbiamo Raigar, un adventure game sottovalutatissimo che generò anche un remake su PS2, che in pochi ricordano e di cui prima o poi vi parlerò. Mentre per Super Nintendo abbiamo Wild Guns, shooter dal sapore western diventato uno dei titoli più ricercati tra i collezionisti SNES, Operation Logic Bomb, action game con visuali dall'alto della Jaleco e Panel de Pon.
Fate molta attenzione a questo titolo perché è la prima volta che il puzzle game firmato da Gunpei Yokoi viene rilasciato ufficialmente nella sua forma originale all'infuori del Giappone. In Occidente arrivò come Tetris Attack, ma non ha nulla a che vedere con il re dei puzzle game. Il gioco in realtà è il capostipite della serie Puzzle League, di cui i fan Nintendo ricorderanno sicuramente le iterazioni nella saga di Pokémon e Animal Crossing. E questo paracci era tutto quello che avevo da segnalarvi per il mese di giugno. Fatemi sapere nei commenti se avete altri consigli da suggerire e come al solito noi ci vediamo nel prossimo video. Se avete apprezzato, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro-tifiche. Io sono il Poro Michele, in sconto, ciao!